forse più o meno poco. Io credo che noi dovremmo soffermarci di più a riflettere sul grande valore etico, politico e culturale che ha questo movimento fortemente in crescita, che va consolidandosi in ogni comune della nostra provincia e che vede mobilitare centinaia e centinaia di persone. Noi siamo usciti appena da una campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale che ha registrato un forte distacco dei cittadini dalla politica, con una percentuale di astensionismo mai registrata prima. Questa nostra campagna, questa nostra raccolta firme, questo tipo di organizzazione che nasce dal basso, per volontà dei cittadini, che è trasversale, unisce amministratori e cittadini, unisce cittadini, amministratori, sacerdoti, e quindi si viene a ricreare un legame che sembrava spezzato e che anche che assume anche, che dimostra, cioè che evidenzia come quello che abbiamo dovuto registrare e sopportare per quanto riguarda la gestione della CEA 5 era una imposizione dei partiti e di un legame di malcostume e di malaffare dei partiti e di alcune istituzioni con gli amministratori, che in un certo senso costringeva a non ragionare e ad obbedire anche gli amministratori dei comuni della nostra provincia e quindi a imporre ai cittadini tariffe, servizio e comportamenti che non hanno nulla a che fare con l'efficienza, con la correttezza e con la onestà. E credo che dobbiamo anche dire che questo movimento assume anche il significato di un grande movimento per rinnovare la politica e per far assumere alla gente il protagonismo e la partecipazione come elemento per determinare dei cambiamenti a favore dei cittadini e anche come elemento essenziale di lotta alla corruzione. Perché questo movimento di associazioni, di gruppi, di cittadini che hanno permesso l'indagine alla finanza e alla procura di mettere sotto accusa i dirigenti della CEA che sono stati defenestrati e anche il massimo esponente dell'amministrazione provinciale uscendo di questa provincia. Ora, lotta alla corruzione, riavvicinamento tra cittadini e istituzioni, richiamare quindi le istituzioni al loro compito e al loro funzionamento, è una lotta per la difesa del salario che in questo momento è importante perché battersi per avere un servizio efficiente e a costi relativi rispetto a quelli relativamente più bassi rispetto a quelli che si sono registrati finora è indubbiamente un contributo a chi non può pagare le bollette, a chi è disoccupato, a chi è in cassa integrazione, a chi vive in condizioni di emarginazione e di povertà in questa provincia è molto in aumento. E quindi una lotta che tende a recuperare, questo secondo me è importante, a recuperare la necessità che i servizi primari, proprio per tutte le ragioni che abbiamo detto, siano gestiti dal pubblico. Perché dalla teoria del privato era bello che in un regime liberale di libera concorrenza i cittadini potessero avvantaggiarsi
della concorrenza e quindi dell'efficienza e delle tariffe più basse, non abbiamo avuto invece, noi abbiamo avuto invece tutto l'inverso. Ogni tipo di servizio è stata una corsa al rincaro, tant'è vero, se facciamo le somme, che il salario o una pensione non basta più a pagare le bollette dei servizi primari, la manutenzione urbana, alla luce, al gas, al telefono e a quanto altro. E per le istituzioni questo dovrebbe essere un su queste problematiche ci dovrebbe essere un atteggiamento particolare e un'attenzione che tende a riconsiderare tutto il ruolo che le amministrazioni locali e la politica ha avuto sulla gestione dei servizi pubblici primari. L'ultima cosa che volevo dire è che non bisogna trascurare, legata all'acqua c'è anche la rotazione. La nostra è una lotta e l'abbiamo iniziata per il risanamento ambientale. Perché? Perché in questa provincia, come abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando in tutta l'assemblea che stiamo facendo, rispetto a circa 140-150 depuratori, ne funzionano soltanto il 22,87-83%, circa il 23%, gli altri non funzionano. E quindi quei cittadini sono stati, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, non solo costretti a pagare un servizio che non dovevano pagare, ma noi abbiamo pagato un altissimo prezzo sul piano dell'inquinamento dell'inquinamento del territorio, e quindi non abbiamo avuto la possibilità di ottenere qualcosa di più con il ritorno alla gestione pubblica. Vuol dire che dovremo batterci e sarà più facile far gestire anche gli investimenti e i piani per il recupero dell'ambiente, per il risanamento ambientale della nostra provincia, sarà più facile, perché oggi gli investimenti che la regione ha destinato a questo servizio e ad altri venivano passati alla gestione ACEA come soldi che la CEA gestiva per fare le fogne o per recuperare qualche depuratore. C'è ancora da dire che il risanamento ambientale passa anche per una rigorosa azione di controllo da parte dell'amministrazione provinciale sugli scarichi industriali che hanno solo autorizzazione in deroga e che nessuno controlla. Ed è deplorevole che le organizzazioni sindacali su tutte queste tematiche non dicano niente. Sarebbe ora che cominciassero anche loro a invertire la marcia e anche il ritmo.